Il Delta del Po, un tesoro da svelare al mondo. E questo è lo slogan con cui appunto il nostro Delta, il Delta del Po, si è presentato a Expo Milano 2015. Qui nella piazzetta Emilia Romagna, due giorni di iniziative, il 3 e il 4 settembre, siamo a pochi metri da Palazzo Italia, iniziative dalle performance artistiche ai laboratori di pittura dedicati al tema dell'acqua in collaborazione con il Consorzio Acque Delta Ferrarese, esibizioni di danza moderna e contemporanea, laboratori di birdwatching, il tutto coordinato dal gruppo di azione locale Delta 2000. L'acqua è una ricchezza, è per certi versi anche un problema, va governata, va ragionata. E il Po soprattutto, ma non solo, però è nello stesso tempo un grande elemento di ricchezza anche per l'agricoltura, ma nello stesso tempo rappresenta un'importante ricchezza per il paesaggio, per l'ambiente e per la biodiversità. Quindi direi che l'acqua è sicuramente una risorsa che abbiamo. Ma l'altro elemento importante, che grazie anche al lavoro fatto e anche da Delta 2000 in questi anni, il Delta è anche oggi una destinazione turistica, io dico di eccellenza in Italia, perché ha delle particolarità che non si trovano altrove. Siamo in compagnia con il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che è venuto a visitare nuovamente questo spazio, a visitare Expo su cui la regione Emilia-Romagna ha deciso di puntare in modo non indifferente, evidentemente, visto così quello che è stato messo in campo. Sì, ci dicono tutti che siamo la regione, al netto della Lombardia che giochi in casa, più presente per qualità e quantità di ciò che proponiamo, sia dal punto di vista dei produttori privati, dei consorzi, delle associazioni economiche della filiera dell'agricoltura agroindustriale, dal punto di vista di coloro che si occupano di food, di cibo, e poi noi come istituzione, perché in questo spazio dell'Emilia Romagna in questi tre mesi si alternano oltre 30 territori della nostra regione ed è un fatto straordinario, peraltro essendo la regione con 41 prodotti GP e DOP che sta sul tetto d'Europa e non solo d'Italia, abbiamo una grande opportunità. Angela Nazzaruolo è la coordinatrice del gruppo di azione locale Delta 2000 che, come abbiamo detto, coordina queste attività legate alla valorizzazione, al far conoscere al mondo il Delta del Po qui a Expo Milano 2015. Qual è la filosofia che si è adottata nel ideare queste iniziative che sono animazioni, sono pittura, sono arte, sono fotografie, sono anche danza? Abbiamo voluto rappresentare la biodiversità, la ricca biodiversità del Parco del Delta del Po con delle arti figurative, con il movimento della danza, con la pittura, con la fotografia, proprio perché sono un'espressione di quella che è la specificità che abbiamo nel Parco del Delta del Po, cioè il parco e il suo ambiente sono una forza della natura e noi pensiamo che anche forza della natura siano proprio la rappresentazione delle arti figurative, quindi con il disegno, con la fotografia, con l'arte. Protagonista di questa cosa è il maestro Gianni Franceschini, che appunto ha scelto di raccontare il Delta del Po per conto, diciamo così, del Centro di Educazione Ambientale del CADF, il Consorzio Acque Delta Ferrarese. Qual è la chiave di lettura che dobbiamo dare a tutto questo? La chiave di lettura è una sui segni, sull'azione, diciamo, artistica, per cui improvvisata, senza uno schema fisso se non alcuni momenti già prestabiliti, ma questa è la cosa, diciamo, che riguarda più la parte artistica. Invece la parte più importante è quella dell'animazione e lo stimolo è quello forse di portare tutte queste piccole gocce. Siamo partiti dall'idea di una goccia, che poi queste gocce si uniscono e diventano un fiume, incontrano il mare e c'è il Delta, che è proprio una mano che offre e che anche prende.